Una bellissima istituzione, molto ben organizzata e anche con un gran desiderio di crescere, di aprire nuove strade. Io sono rimasta molto sorpresa per la grande quantità di proposte importanti per la crescita dell'istituto che ho avuto in questi pochissimi giorni alla guida del Caio Duilio. Il mare è una risorsa, quest'istituto ha un'importanza fondamentale, mi permetto di dire, nell'economia cittadina. Infatti una delle prime azioni che condurrò sarà proprio quella di incontrare tutte le istituzioni politiche, anche economiche della città, per discutere della riorganizzazione delle attività della mia scuola, che è quella che poi dà impulso ad eventuali altre iniziative. Sicuramente la prima cosa che farò sarà una riorganizzazione del Comitato Tecnico Scientifico della scuola, che è l'organo consultivo del dirigente, per far entrare non solo tutte le istituzioni legate al mare nella città, ma anche per far entrare diciamo, quelle aziende, quelle imprese della città o anche diciamo, legate al mare in senso più ampio e le università. Già con l'università abbiamo una bellissima interlocuzione, che possono aiutarci a costruire il futuro di questi ragazzi, perché il bello della scuola superiore, è che può aiutare a progettare, a preparare i ragazzi per determinati percorsi che poi faranno in seguito. Inizia l'anno scolastico, cadono le restrizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid, c'è stata qualche polemica alle scorse ore amplificata dai social sull'utilizzo della mascherina. Ecco, vogliamo chiarire, a beneficio di quanti ci stanno ascoltando, non avete introdotto un obbligo. Si è semplicemente chiesto ai ragazzi, per gestire questa fase di passaggio, considerando che ci sono comunque dei soggetti fragili all'interno delle istituzioni scolastiche, sia tra gli studenti sia tra i docenti, quindi come gesto di anche educazione alla convivenza comune, di utilizzare questo gesto, di continuare volendo a portare la mascherina, che non sia di improvviso una cosa che riguarda soltanto alcuni, ma un gesto di protezione nei confronti dei più fragili. C'era parso un bel gesto educativo da proporre ai nostri studenti, ma non c'è mai stato alcun obbligo. Il nostro collegio docenti ha dei verbali che riportano la discussione, è uscita una circolare che chiarisce benissimo il regolamento di istituto che ne è venuto, è stato modificato in questo senso, non c'è assolutamente alcun obbligo, i ragazzi sono liberissimi di non indossarla. Noi abbiamo semplicemente ritenuto che in questa prima fase, non sapendo quello a cui andiamo incontro, fosse un dato prudenziale. Come collegio docenti abbiamo ritenuto che fosse un dato prudenziale e mi permetto di dire che questo collegio docenti, come succede sempre, ha votato e c'era un'amplissima maggioranza. Su un collegio docenti di oltre un centinaio di docenti, soltanto 12 non erano favorevoli, quindi non, diciamo, rispondo io come ogni preside risponde di ogni decisione che si prende all'interno della propria scuola, ma era una scelta prudenziale.